Buongiorno a tutte e a tutti, ringrazio il collega Stefano De Nicolai per questo invito ed effettivamente mi sento un po' una voce fuori dal coro, al di là per del fatto, intanto potremmo fare una notazione di genere, unica credo donna nel panel della mattinata, quindi al di là di questo, anche proprio dalla prospettiva. Allora, faccio parte del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, della Scuola del Design, e ho iniziato quest'anno, anzi festeggio i 30 anni di insegnamento di packaging design, quindi quando abbiamo introdotto il corso di packaging design è stato a tutti gli effetti una, come dire, una novità e una sperimentazione che in questi anni ha permesso di costruire un percorso che ci ha consentito di, come dire, osservare, di ragionare, di lavorare e progettare su aspetti diversi del packaging. Evidentemente, dicevo, da una voce diversa perché in particolare abbiamo affrontato il tema, anche oggetto dell'incontro di oggi, dalla prospettiva progettuale e del design della comunicazione in particolare. Allora, io con questo intervento adesso non farò cenno alle qualità del packaging che sono state ampiamente richiamate e che probabilmente saranno oggetto anche di altre relazioni. Ma vorrei iniziare soffermandomi sul titolo dell'incontro più in generale e rimettere un attimo in connessione dal nostro punto di vista questa relazione tra spreco alimentare ed in particolare food waste e packaging. Allora, se da un lato, come posso dire, packaging partecipa alla riduzione dello spreco alimentare, alcune ragioni sono state già introdotte, mi viene da sottolineare come quando questo avviene lo faccia in una modalità silenziosa, cioè quasi invisibile per il destinatario, per l'utilizzatore finale. Ed è un po' quello che avveniva quando Franceschi parlava di protesi e di artefatti come protesi, cioè chi di noi porta gli occhiali tendenzialmente non si accorge di averli sul naso, se non quando danno fastidio per qualche motivo. La stina infastidisce, il nasello tocca, eccetera, eccetera. Non per tutti, ma voglio dire, tendenzialmente non ci accorgiamo dell'uso di una protesi finché questa funziona perfettamente. Ce ne accorgiamo nel momento in cui qualche cosa accade. E dico questo perché tutte quelle ricerche, innovazioni, applicazioni di risultati innovativi che permettono effettivamente la riduzione dello spreco alimentare, noi non li percepiamo. Quindi è chiaro che succede qualcosa di diverso se lavoro sul registro opposto, cioè quando posso dire che l'imballaggio partecipa ed è responsabile dello spreco alimentare, cioè quando posso e su quali aspetti devo soffermarmi. Allora, da un lato secondo me è importante affermare in questa lettura come l'imballaggio di fatto sia una cassa di risonanza del nostro modello di consumo, non fa altro, così come tanti altri dispositivi, tanti altri artefatti, non fa altro che ampliare, riverberare, mettere in atto, mettere in azione, rendere fattuali il modello di consumo che abbiamo adottato. È un traduttore di questo per noi progettisti, cioè traduce delle intenzioni, consente di mettere in atto delle funzioni. Ma forse ci sono tre punti su questo su cui prima soffermarsi, cioè da una parte diventa responsabile quando mi porta per esempio ad acquistare più di quanto io non consumi, quindi attraverso la promozione di molteplicità e varietà, oppure quando acquisto ciò che penso possa servirmi e di fatto non mi serve per svariati motivi, quindi in qualche modo entra in relazione con quello che sono le
nostre, diciamo, la variabile tempo, una capacità previsionale, una capacità di pianificazione dei nostri acquisti, oppure quando acquisto qualche cosa e scopro per esempio che non mi piace. Quindi quando questo lavoro di traduzione fa sì che il packaging, per esempio, entri in conflitto, diciamo, tra coerenze e aspettative. Allora, noi per 2 o 3 anni fa abbiamo svolto una ricerca sul campo andando a raccogliere un alto numero di imballaggi nella grande distribuzione, aprendoli, fotografandoli, smontandoli e andando semplicemente a misurare come veniva utilizzata la, chiamiamola, superficie del packaging, indipendentemente dalla struttura, quindi radiografando questo. Ora non vi porto i dati nel dettaglio, ma diciamo se c'è una... sono state lette quindi tutte le informazioni presenti sulla superficie, sono state organizzate per funzione comunicativa, informative, appellative, quant'altro. Andiamo a vedere che, se dobbiamo fare una media, alcuni rasentano il 90%, altri no, la media dice un 85% di superficie è unicamente destinata a una funzione di tipo appellativo. Allora, quindi di attrazione, di seduzione, di racconto con grande enfasi di aspetto, faccia del prodotto e quant'altro intorno. Allora, perché mi riaggancio a questa ricerca? Perché chiaramente se ci sono delle, se è uno strumento che entra, consente, traduce, ci permette di effettuare delle scelte di acquisto, e se ci sono delle responsabilità tra queste nostre scelte d'acquisto e di conseguenza poi alcuni aspetti di food waste, è chiaro che forse, per esempio, analizzare e capire come l'imballaggio oggi funziona, appunto come utilizza la propria superficie, può essere un punto dal quale ripartire. Cioè è come se esistesse una supremazia dell'area primaria nella gerarchia delle informazioni. Legata a questo, per esempio, possiamo andare a osservare una distorsione della rappresentazione. Prima dicevo, per esempio, non corrispondenza tra un'aspettativa e il contenuto. Ossia, si sono andate a sviluppare una serie di funzioni attraverso dei modelli che puntano su alcuni aspetti, puntano sull'area primaria, puntano sulla rappresentazione e sull'enfatizzazione della rappresentazione. Sappiamo che qui si aprirebbe tutt'altro discorso, ovvero che per ridurre questi aspetti ci vorrebbero delle unicità del contenuto. Laddove il contenuto ha delle effettive qualità, posso permettermi, se vogliamo, di ridurre questo aspetto. Più il contenuto è omologato, più evidentemente i meccanismi hanno portato a assumere questa come direzione prioritaria. L'ineguatezza su un piano informativo, un'altra ricerca che era stata pubblicata qualche anno fa, qualcuno forse la ricorda, era sostenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico, riguardava le date di scadenza, però era emblematica su tutto l'aspetto delle informazioni, cioè come i contenuti informativi vengano relegati e trattati e al minimo, diciamo, della qualità di leggibilità e visibilità per il consumatore finale, strettamente legati alle indicazioni di legge. Lascio e tralascio in questo momento le inadeguatezze che possono invece riguardare la dimensione funzionale. Non si richiude e quindi deperisce, eccetera, eccetera. Lo vedevamo prima, compreso il porzionamento. Allora, rispetto a questo, partivo da qui per dire, siamo certi che il destinatario in qualche modo continui a percepire il packaging come rifiuto perché di fatto non lo comprende, non lo conosce abbastanza, non è sufficientemente educato a questo, o forse c'è anche un modello che a tutti gli effetti inizia ad essere obsoleto e che continuiamo invece a promuovere.
per certi aspetti il modello che continuiamo a ritrovare sugli scaffali è un modello in fondo antiquato come schema, lo è per i modi, proprio in questa suddivisione, in questa ripartizione. 80% parla attraverso la funzione appellativa, attraverso i linguaggi, lo fa attraverso delle retoriche che sono sedimentate, che sono quelle della nonna, quelle della tradizione, quelle riverberate dalla pubblicità e dall'advertising. Pensiamo adesso al tonno pescato a canna, come se uno fosse lì così con in mano la canna da pesca, giusto per citarne uno. Per le finalità, a volte gadgettistiche, a me è capitato di stare in giuria ad un concorso di packaging per designer promosso per una mela, in cui l'obiettivo era trovare un packaging per avvolgere la singola mela. Allora, forse qualche domanda in modo più allargato dobbiamo farla. Qui tra l'altro rimando, ora non ho il tempo di trattarlo, ma ho letto di recente un articolo di un collega della Bocconi, Gianluca Diegoli, decisamente stimolante sulla trasformazione del modello di consumo, su una visione differente, sulla soglia di una generazione X, su una generazione che acquista con Deliveroo, che con l'app ordina e compra quello che desidera mangiare. La settimana scorsa in Francia mi è capitato per puro caso, ma sapendo di venire oggi, quindi il mio cervello probabilmente era già attento, attivo a determinate comunicazioni, di sentire in televisione, di vedere un documentario in cui veniva rappresentato un nuovo servizio, una app che consentiva di acquistare i prodotti delle superette, dei supermercati vicino a casa, a sera, quelli praticamente vicini alla scadenza, riconoscibili con il bollino rosso, eccetera, eccetera. Allora, niente di nuovo da un lato, ma straordinariamente nuovo dall'altro, cioè tutto questo in che relazione sta con un modello di supermercato che continua a promuovere delle grandi scaffali dove necessariamente la funzione appellativa e l'area primaria dell'imballaggio devono lottare per emergere rispetto al prodotto che hanno a fianco. Allora, sono partita da qui perché pur restituendole in estrema sintesi, un po' queste sono le prospettive di osservazione, di ricerca che abbiamo sempre posto alla base dei diversi progetti di formazione e non ultimo anche della stesura della carta dell'etica del packaging che è nata diversi anni fa, devo dire, ed è nata a seguito di ricerche e di un incarico in particolare di Edizioni Dativo a cui devo riconoscere una attenzione, una sensibilità costante e anche una capacità proprio di gestire rapporti con gruppi di ricerca dell'università per sviluppare delle riflessioni. È chiaro che anche la carta etica del packaging è uno strumento e è uno strumento di riflessione, uno strumento che ha avuto, come posso dire, si è sviluppata, come dicevo, a partire da intanto una ricerca che andava a vedere e che metteva, che monitorava proprio le mancanze, le criticità, i punti, per esempio è stato fatto un lavoro su YouTube per andare a individuare tutti, non si può dire, una grande parte di video caricati sul tema del packaging, per andare a vedere che cosa raccontavano, che cosa veniva detto e che cosa veniva mostrato. E proprio a partire da una serie di osservazioni sulle criticità, abbiamo deciso, quindi con Edizioni Dativo, con Stefano Lavorini, con Luciana Guidotti, con il collega Giovanni Baule, con la collaborazione del Dipartimento e con il patrocinio dell'Istituto Italiano Imballaggio, di portare a termine questo progetto. Che cosa vuole essere? Vuole essere uno strumento, come dicevo, per una cultura di sistema. Una cultura di sistema, forse già il termine cultura di sistema prima
si parlava appunto di rete, di relazioni, di importanza di queste, tanti anni che cerchiamo di ragionare sulla questione, ma forse come designer la sentiamo particolarmente, perché? Perché un solo accenno. Il progettista della comunicazione e del packaging, il packaging designer, spesso dialoga con il marketing, il proprio interlocutore naturale è quello. È come se ci fosse un momento, un punto di, diciamo, di relazione in cui avvengono, si prendono delle decisioni, in cui si deve, il progettista arriva a produrre una sintesi, necessariamente una sintesi, a partire da una serie di vincoli, a volte di scelte fatte in altri contesti. Lì sicuramente c'è una, ancora un momento di fragilità, una mancanza di messa a sistema delle conoscenze, di costruzione virtuosa del sapere che di fatto c'è attorno a questo dispositivo. Dicevo, questa è proprio un po' la prospettiva che ci ha permesso di arrivare alla costruzione e alla stesura del documento. Forse qualcuno la conosce, la carta, cerca di intanto mettere al centro il cosiddetto consumatore. Un consumatore che, come viene ribadito, è utilizzatore, perché packaging è strumento, è fruitore per delle informazioni che esso propone, è utente del servizio erogato dall'artefatto, è interprete del packaging che è anche un oggetto culturale e sociale, ossia è lontano, permettetemi la battuta, da quella figura di, che per generazioni di responsabili di marketing e di progettisti veniva indicata come la casalinga di Voghera. Chiunque penso abbia nell'orecchio questo termine. Allora, è un modello altro che appunto mette al centro, come dicevo, l'utente, ma secondo queste diverse sfaccettature. I punti che la carta cita, che è stata presentata l'anno scorso proprio di Pachima in pieno periodo Expo, li tocco solo rapidamente e proprio a partire da un primo termine, che è quello del come deve essere, sono stati redatti quindi 10 punti che appunto vogliono di volta in volta mettere l'accento su alcune qualità. È responsabile proprio perché investe un'intera comunità. E quindi possiamo parlare di responsabilità sociale degli imballaggi e tutti noi, quindi in diversa misura, ne siamo responsabili. Siamo in parte di questa comunità. Un secondo punto che mi piaceva richiamare è equilibrato. Allora, l'imballaggio equilibrato è un imballaggio sostanzialmente che, promettetemi anche qui in modo un po' sintetico in questo momento, ma si contrappone agli over, cioè over packaging, over promise, non esagera con le promesse, evita l'affollamento informativo. Anche qui lo sappiamo, non è facile, abbiamo dei vincoli di legge, abbiamo delle necessità economiche. Come progettista lo so benissimo, nel momento in cui ci si ritrova una committente che ha necessità di avere un packaging che vada su mercati internazionali, che riporti infinite lingue per poter ottimizzare i costi, eccetera, eccetera. Bene, sono tutti aspetti importanti, ma non si può dimenticare l'impatto che ogni singola scelta, magari dovuta a una specifica ragione, ha sull'insieme del dispositivo. Un terzo punto è legato alla necessità di riconoscere il packaging come sicuro. Allora, sicuro nel suo senso più allargato, sicuro perché abbiamo il diritto di poter credere a ciò che la confezione racconta.
cioè l'imballaggio sancisce quel contratto implicito che viene proposto dalla marca. È un affidare la propria sicurezza, che è una sicurezza complessiva, che non è solo non devo tagliarmi perché nel momento in cui apro una lattina, è una sicurezza dovuta, come dicevo, ad il contratto implicito che un imballaggio prevede. Un altro termine, anche qui adesso l'ho riassunto in pochi passaggi, però importante è accessibile. Sul tema dell'accessibilità abbiamo lavorato tanti anni, in questo mi piace ricordare dei progetti peraltro collegati a Comieco, in particolare che vedevano coinvolti e Procarton, studiosi e esperti di packaging come per esempio l'ingegner Capodiece, con il quale abbiamo sviluppato diverse ricerche su questo tema. Ma l'accessibilità è veramente un termine chiave e anche in questo caso è importante, perché il packaging deve offrirsi all'utilizzo in modo semplice ed intuitivo, e che chi tiene conto, deve tener conto del diritto di ogni consumatore di poter avvicinare, comprendere, usare un prodotto. È accessibile grazie al trattamento grafico dei testi che ne costituisce la leggibilità, è accessibile poiché l'organizzazione spaziale e l'impaginazione assicurano una facile reperibilità, scusate, delle informazioni, è accessibile perché i contenuti sono espressi attraverso un vocabolario che non genera barriere e utilizza un linguaggio di facile comprensione, è accessibile poiché offre un'interazione immediata che ne permette l'utilizzo. Allora, accanto a questo, il packaging però è importante e deve essere trasparente. Questo è un altro termine che abbiamo riflettuto anche quando è stato usato, per esempio, volutamente nella stesura la parola sincero, cioè di nuovo un'idea di trasparenza che è legata alla arriviamo a dire che un imballaggio trasparente, metaforicamente, è un imballaggio a basso rischio di errore. Allora, il basso rischio di errore che io come utente posso commettere è sicuramente qualche cosa che va in una direzione di sostenibilità, ma anche di riduzione di spreco. Ho citato prima il suo essere informativo e su questo passaggio mi soffermo solo su un punto, che deve informare con coraggio, consapevole del fatto che le informazioni sul prodotto sono un diritto ed una priorità per un consumatore attento. Con coraggio perché, ripeto, sia dall'osservazione da un lato, quindi dello stato dell'arte, sia dal dialogo con le aziende, ci accorgiamo quanto tutta una serie di informazioni, non importa che vadano dietro una pinna, che vadano dietro a una saldatura, che siano poco reperibili, che non emergano, eccetera, eccetera. Un'altra voce è contemporaneo. Allora, gli imballaggi, come dicevo, riflettono la cultura della società e contribuiscono a loro volta a crearla. Questa non è la sede per toccare il disco di ragionamento, ma tutte per esempio le osservazioni e le analisi che abbiamo fatto dal punto di vista storico. Basta guardare la storia del packaging per capire come gli imballaggi abbiano contribuito a determinare la nostra cultura e abbiano contribuito allo sviluppo della nostra società e abbiano modificato anche le nostre azioni, il nostro modo di anche i nostri gesti in molti casi. Allora, questa, il fatto che gli imballaggi riflettano la nostra cultura lo fanno attraverso i messaggi che passano dalle loro forme, dalle loro grafiche, dai loro simboli. Attraverso questi trasferiscono modelli partecipando all'evoluzione della contemporaneità. Cioè passano modelli di alimentazione, modelli di lusso, modelli di consumo attraverso quello che noi andiamo a proporre.
persone che sicuramente è determinata anche dal suo essere oggetto diffuso, dal suo essere oggetto quotidiano, dall'essere un oggetto continuamente presente all'interno del nostro sistema degli oggetti quotidiani. La sostenibilità in senso stretto, che vede un progetto da una prospettiva olistica, quello che la collega Badalupo chiamerebbe il buon packaging, con le caratteristiche che deve avere, sul quale in particolare molte altre relazioni si andranno a incentrare. Ed ultimo, con quale chiudo, tra l'altro un termine al quale personalmente sono abbastanza affezionata, perché il fatto che debba essere lungimirante, forse perché uno dei difetti che a mio avviso in questo momento, un difetto che possiamo attribuire al packaging, cioè rispondere a un'esigenza dell'oggi, a rispondere esattamente a quello che i vincoli della legislazione oggi mi chiede, ma tralasciando questa propria capacità. Il packaging è capace di agire oggi in funzione delle possibili ricadute future, e in questa capacità nel packaging in fondo è iscritta. Le scelte che determinano l'imballaggio di oggi non possono essere fatte a partire da un vantaggio immediato, ma devono tener conto delle conseguenze. Sa il packaging per questo di doversi modificare nel tempo, deve sperimentare su se stesso per favorire le proprie trasformazioni future. Il packaging deve saper accogliere tutti i mutamenti necessari, essere soggetto di ricerca e di forme di sperimentazione che lo facciano evolvere. Quindi sappiamo che si tratta di un cammino lungo che va intrapreso con energia e con determinazione, rispetto al quale la carta si pone, come dicevo, solo come strumento per favorire una cultura di sistema. E auspichiamo che proprio occasioni, in questo senso, che tratto ancora il collega De Nicolai, come queste, possano aiutarci ad andare in questa direzione. Grazie.